Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Sono anni ormai che faccio recensioni da software e un tema che non invecchia mai e che continua ad appassionarmi tuttora sono le fondine. Perché come ben sapete, quando andiamo ad acquistare una pistola da software abbiamo poi bisogno di un posto dove andarla a inserire in modo tale da poterla portare al nostro fianco e estrarla velocemente. Ad ogni modo, quello che succede spesso però è che, a seconda della pistola che andiamo ad acquistare, ci serve una fondina dedicata. Il problema principale però non è neanche tanto quanto la nostra pistola è particolare e quanto è difficile reperire la fondina, ma andare a spendere delle cifre sensate e avere un prodotto che sia il più dinamico e modulare possibile. Con modulare dinamico intendo dire che possiamo andare ad adattare più pistole alla stessa fondina e non dover quindi acquistare 8 fondine diverse per le 8 pistole diverse che abbiamo. Adesso lo metto giù perché mi sto... Ecco che oggi vi rivelerò quindi come possiamo andare ad ammortizzare i costi e avere una fondina non solo che monta varie pistole, ma che ci permette anche di andare a sganciare, attaccare, modificare, applicare su detta fondina un po' dove vogliamo. Sigla che poi partiamo. Ovviamente la marca di cui andremo a parlare oggi è Ammomax e le 50 sfumature di Ammomax. Sì, perché parliamoci chiaro, è ovvio che fondine come questa Omnivore rispetto a una Ammomax economica sono infinitamente migliori a mio avviso e che ovviamente una fondina fatta apposta magari in Kydex o di altri modelli che è modellata perfettamente sulla vostra pistola è meglio, anche perché poi potete tenerci la torcia, questo e quell'altro. Ma parliamoci chiaro, quando avete 7-8 modelli di pistole avrete una fondina molto costosa per il modello che usate di più e poi avrete sicuramente una di queste e tendenzialmente sono quelle che avete bisogno di spostare di più rispetto alle altre. Ecco che capiamo come fare. Prima cosa importante da dire è che questa fondina in particolare è il modello Ammomax universale. Questo significa che, come potete vedere, non ha una forma definita, ma che possiamo andarla ad adattare a vari modelli di pistole, andando ad allargare queste brugole e quindi andare ad ampliare il guscio esterno in plastica che si va quindi a stringere sul modello di pistola. Questo le permette di andarsi a agganciare e di essere agganciabile con diversi modelli di pistola, anche perché il gancino qui interno, che si va a sganciare con il suo pratico tasto di sgancio laterale, questo qui sostanzialmente va a agganciare sulla guardia del grilletto, garantendo quindi che, a meno che la vostra pistola non abbia una guardia del grilletto, cosa che è follia, si vada principalmente ad agganciare su qualunque cosa, magari non su Desert Eagle e non su il revolver Peacemaker che vi ho fatto vedere prima, ma Glock, Beretta 1911, CZ. Ovviamente Ammomax produce vari modelli di queste bambole, ci sono anche in vari colori e nel caso non la vogliate per forza di cose universale potete sempre acquistare ovviamente modelli pensati apposta per un singolo modello di pistola. Quello che le rende veramente molto modulari è il tipo di aggancio posteriore, ovvero è un aggancio dentato che si va quindi a stringere su un altro aggancio dentato, simile a quello Mi Defense, per chi ne capisce, che ci permette di andare a bloccare, in questo caso, la parte che si va ad attaccare alla cintura con il corpo della fondina. Sento già che vi lamentate. Ah, Red, tu hai parlato di modularità, ma io qui vedo solo tante fondine diverse per pistole diverse. E se la volessi attaccare al tattico? Se dovessi passare dal tattico al cinturone? E se da cinturone volessi passare a un attacco cosciale basso? Come dovrei fare? Beh, va da sé che ovviamente oltre a diversi tipi di fondine ci sono anche diversi tipi di agganci per queste fondine. Sì, perché ovviamente sono presenti svariati tipi di adattatori che ci permettono di andare a piazzare suddetta fondina dove vogliamo, come questo che permette di andare ad attaccare nei passanti molle, sempre col suo sistema ingranaggio compatibile con tutti i modelli Ammomax. Oppure modelli come questo, che permettono di andare ad attaccare in cintura senza avere quella padella che c'è sulla fondina normale, che quindi ovviamente ci permette di andarla a chiudere intorno alla cintura e avere la fondina bloccata lì. Come al solito tengo il meglio per ultimo, perché questo nuovo aggeggino è il motivo per cui stiamo facendo questo video. Questo che vedete qui è uno sgancio rapido che vi permette sostanzialmente di andare a separare
i due pezzi, che a loro volta hanno entrambi un attacco, e vi permette quindi di andare a staccare solo la fondina e lasciare attaccato tutto il resto. Quindi se avete per esempio due pistole, per esempio una 1911 e una Desert Eagle, sulla Desert Eagle avrete una fondina di questo tipo e sulla 1911 di questo tipo, non avrete bisogno di cambiare anche il pannello posteriore, ma vi basterà sfilarne uno e attaccare l'altro. Questo è molto figo perché so che molti di voi utilizzano varie pistole e quindi vanno in campo giocando con più pistole e ovviamente non hanno poi una fondina dove mettere suddette pistole. In questo modo sganciate e attaccate con questa velocità. Ultimo elemento che trovo veramente molto interessante è il fatto che poi ci siano un sacco di tasche, un sacco di accessori Amomax, come questo che vi facevo vedere, che è un portaradio che ha lo stesso sistema compatibile con questi agganci, quindi potete letteralmente andare a personalizzare come preferite tutta la vostra attrezzatura, sia sul tattico che sul cinturone. Potete sganciare banalmente un tipo di caricatore, che un portaradio, che una fondina, a seconda delle vostre evenienze. Ed è tanta roba, ragazzi, perché chi come me deve bestemmiare tutte le volte che cambia e passa da un fucile all'altro, da una pistola all'altra, perché vuole il setup perfetto, banalmente funzionale alle sue necessità, deve stare lì o a tirare le madonne col molle o a svitare tutte le volte attacchi, spostarli, che inevitabilmente non ritornano mai nella loro posizione e ci ingombrano in maniera veramente orrenda il tattico. Ovviamente tutti i prodotti di cui ho parlato sono linkati in descrizione, se voleste saperne di più, vedere i prezzi o banalmente capire quanto fa il caso vostro o no, vi consiglio di dargli un'occhiata perché sono cose veramente molto molto interessanti che rischiate di perdervi. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i prodotti di cui ho parlato, c'è un sacco di roba interessante che trovo sia veramente comoda, soprattutto per quelli di voi che hanno tanta attrezzatura o che semplicemente vogliono investire nel loro futuro senza dover tirare tutte le madonne che abbiamo tirato noi, prego quindi. E trovate anche tutti i prezzi, tutti i link e soprattutto i nostri Instagram e i link per contattarci direttamente dal Monopoly Software Shop, negozio di attrezzatura sportiva, tattica, airsoft e molto altro. Vi ricordo inoltre che c'è il box domande qua sotto, potete lasciare un commento, lasciare un like, iscrivervi al canale e soprattutto farci sapere la vostra, perché siamo interessati a condividere conoscenza e ricevere conoscenza. Vi auguro un weekend pieno di divertimento e come al solito, stay hungry! Oh, isocro! Avremo